importante, abbiamo realizzato come sempre nel passato opere significative per questa città, partendo con l'inaugurazione del ponte di Calatrava in gennaio, poi tante altre realizzazioni, ci sono lavori in corso, ci sono opere adesso che finalmente verranno completate, che daremo alla città nel prossimo anno, e tante gare che abbiamo in corso che riguardano le periferie, riguardano il fiume navigabile, riguardano nuove piazze, riguardano pedonalizzazioni, riguardano nuovi servizi. Quindi, come al solito, un'attività molto impegnativa, molto operativa, concreta, che produce risultati e che durante appunto i lavori produce anche disagi per i cittadini, e noi ci scusiamo perché capiamo che questi disagi sconvolgono anche spesso la vita delle persone. Beh, sicuramente quello che è successo alla Regione Calabria non è passato inosservato. La Regione è stata, per quello che lei ha detto, la causa di tanti ritardi che si sono verificati nella consegna dei lavori nella città di Cosenza, ma adesso lei ha importato un cambiamento repentino. Tra le righe si è letto che, secondo la sua visione, il Presidente Oliverio dovrebbe dimettersi. Ah, secondo me il Presidente Oliverio doveva già dimettersi, ma questo perché in Calabria ha prodotto veramente poco e non c'è nessuna evidenza di cambiamenti radicali che sono necessari, che sono stati avviati da questa amministrazione regionale. Io credo che quanto evidenziato adesso dagli atti relativi all'indagine che ha riguardato il Presidente Oliverio, emerge un atteggiamento che secondo me è gravissimo, al di là di quelle che sono le responsabilità penali. È un atteggiamento di chi, guidando una regione come la Calabria, che ha necessità di nuovi investimenti, ha necessità di realizzare delle opere, ha necessità di un cambiamento radicale, si oppone e ostacola chi invece col cambiamento lo realizza. E questo va a discapito non dell'avversario politico, ma dei cittadini che sono costretti a subire disagi, che sono costretti a sopportare ritardi, rallentamenti, blocchi di opere. Quindi questo è un atteggiamento che non è in nessun modo sopportabile, io credo che sia gravissimo come responsabilità, e per questo motivo, al di là dei reati penali sui quali non voglio entrare, io sono sempre stato e continuo ad essere un garantista, io credo che questo che è venuto così ad essere evidenziato adesso dagli atti prodotti dalla Procura dovrebbe comportare anche una consapevolezza da parte del Presidente della Regione che è necessario dimettersi. Lo spetta a me dirlo, lo deve dire lui. Noi comunque siamo pronti alle elezioni, io sono stato indicato come candidato, quindi non voglio esprimermi in questo senso. È chiaro però che mi aspetto per questa regione uno stravolgimento, un cambiamento in meglio, e questa attuale amministrazione questo cambiamento non lo garantisce per nulla. I primi giorni del 2018 si aprono le prime buste dei nuovi lavori, dal planetario all'ultimo tratto pedonale di Corso Manzini. Sarà un 2019 all'insegna di nuovi lavori e di nuove opere per la città di Cosenza. Sì, tantissimi lavori sono in itinere, abbiamo progettato tutto quello che era previsto nel piano delle periferie, nell'agenda urbana e nei finanziamenti che il Comune di Cosenza ha ottenuto grazie a questa nostra capacità propositiva e progettuale nel corso del 2018. Molti di questi lavori inizieranno con il nuovo anno, perché le procedure di gara sono in corso e si completeranno moltissime di queste proprio entro gennaio del 2019.